freelance camp è smettere di lamentarsi e cominciare a cambiare. Una meravigliosa idea e soprattutto bellissime relazioni per essere sempre più free, ma sempre più in rete. Una specie di capodanno dei freelance. Te lo buco quel pallone. I giochi a cui giochiamo con i nostri clienti e come smettere se non abbiamo più voglia. Ciao, sono Monia, quella delle meditazioni di solito. Ma forse non tutti, anzi quasi nessuno, sa che dal 2017 io mi occupo anche di comunicazione efficace, la faccio nelle aziende come formatrice, anche nelle scuole di counseling, e infatti oggi in particolare parliamo di comunicazione efficace e lo facciamo anche grazie a tanti e tante di voi che mi hanno risposto a quella domanda che ho fatto a inizio agosto, cioè una cosa del tipo: cos'è che vi fa tanto arrabbiare? Qual è la cosa che più vi fa arrabbiare dei vostri clienti, o che fanno o che dicono i vostri clienti? E mi avete risposto con un sacco di cose bellissime. Io ne ho scelte adesso tre più o meno a caso per fare questo talk. La prima che ho scelto è una frase del tipo: ma tanto il montaggio del video lo fa il PC, no? Che può essere anche una cosa del tipo: ma tanto a te ci metti 5 minuti, no? Altra frase: state comunicando via mail, via Slack, via Asana, quello che è, e il cliente scrive: ma scusa, non è che posso chiamarti, che facciamo prima? Al telefono. Ultima frase: state discutendo di una questione, state ponendo il problema e il cliente da un certo punto sbotta e dice: vabbè, senti, sei tu il consulente, sai tu come farlo, basta che sia fatta così. Prima questione: in queste frasi qua sicuramente c'è una svalutazione. Quello che vi sta dicendo il cliente, la cliente, porta a valutare meno qualcosa, che sia il vostro tempo, che sia la vostra competenza, che sia la situazione in sé. Ed è una svalutazione perché il cliente è ignorante, nel senso che ignora perché non sa qualcosa, e non tante volte questo non sapere può essere colmato da noi, perché possiamo spiegare qualcosa. Tante volte è opportuno spiegare qualcosa, tante volte no. Tante volte il cliente vuole che noi spieghiamo qualcosa, tante volte non gliene frega niente che noi gli spieghiamo qualcosa, però c'è comunque c'è una svalutazione in queste frasi, in ognuna di queste frasi. Ad alcune di noi queste frasi danno veramente tanto fastidio, ad alcuni altri no. Ed è qui il punto: non sono solo le frasi, ma è quello che succede dopo. Queste frasi parlano sì del cliente, ma parlano anche di noi, perché appunto è la reazione che provocano in noi che fa scattare qualcosa. E questo qualcosa che scatta è una serie di rimpalli di comunicazione, di reazioni e quelle che si chiamano transazioni verbali, quindi di parole, di scambi verbali, che vanno in una direzione di risolvere un problema che non è tanto il problema pratico, che è quello che noi dovremmo risolvere per il cliente, ma è il problema del fastidio che abbiamo sentito. Quindi quelle di noi che avranno sentito più fastidio staranno risolvendo il loro fastidio. Quelli di noi che avranno sentito meno fastidio andranno nella direzione di risolvere il problema pratico. Quello è il gioco. Il gioco che si gioca sempre almeno in due: noi e il cliente. Quindi il gioco a cui giochiamo con i nostri clienti è appunto questo rimpallo di transazioni, di comunicazione, che non va più nella direzione di risolvere il problema pratico col cliente, ma quello di risolvere il fastidio che sentiamo. Non ce ne accorgiamo, chiaramente, perché se ce ne accorgessimo smetteremo immediatamente di farlo. Nessuno di noi continuerebbe a giocare se sapesse che sta giocando in realtà. E in realtà è una cosa abbastanza semplice nel momento in cui ci accorgiamo, sappiamo che ci sono queste modalità comunicative. Una volta che sappiamo che ci sono i giochi, possiamo trovare il modo di smettere di giocare, e lo facciamo identificando i giochi.
identificare i giochi è trovare queste sensazioni fastidiose, capire quando ci sono queste sensazioni fastidiose e capire che avvengono sempre nello stesso modo, sono momenti che si ripetono nel tempo. Abbiamo sempre lo stesso tipo di clienti, succede sempre che il cliente ci dà fastidio sempre nello stesso modo, abbiamo clienti che trattano sempre sul prezzo, abbiamo clienti che ci fanno sempre lo stesso tipo di domande, che ci danno sempre fastidio nello stesso modo, allora forse è perché giochiamo sempre gli stessi giochi con i clienti. E allora possiamo cercare di trovare opzioni per uscire da questi giochi. Vi faccio degli esempi prendendo queste frasi qua iniziali per uscire. Per esempio, la frase "tanto il montaggio del video lo fa il PC". La risposta potrebbe essere scoppiare a ridere, per esempio. Oppure rispondere con una frase simile riguardante il lavoro del vostro cliente. Non so, il vostro cliente lavora nella produzione del vino e rispondergli, non so, "tanto il montaggio del video lo fa il PC". "Ah sì, giusto, tanto il vino lo fanno le viti". Oppure un'altra risposta potrebbe anche essere fargli tutta la spiegazione precisa del perché il PC fa in realtà quel lavoro. Quindi sì, ok, il montaggio di video fa il PC. Allora, il PC per fare questo lavoro deve essere programmato in questo modo. Non so se vi ricordate quella spiegazione della caldaia che funziona perché basta girare la vite. La spiegazione lì. "Posso chiamarti? Facciamo prima il telefono". No. Oppure anche un'altra risposta potrebbe essere: "Sì, certo, il primo appuntamento è il 3 ottobre alle 15:30, molto tranquillamente. È dato un appuntamento tra un mese, se no ci sentiamo, continuiamo a sentirci così". Oppure: "Sì, certo, ci sentiamo oggi alle 11 e il mio costo orario è 250 euro. Se la vostra perdita di concentrazione vale quei soldi lì". Queste cose qua io ve le sto dicendo chiaramente senza sapere cosa implica tutto questo per voi. Sono tutte ipotesi campate nell'aria senza sapere quali sono i vostri contesti lavorativi. L'altra questione era: "tu sei il consulente, sai tu come farlo, basta che sia fatto così". Questa è bellissima perché è un ginepraio. Perché in questo gioco qui la persona che lo lancia, che comincia a giocare, lo fa e sono tutti inconsapevoli, non è che sono persone cattive, non ci sono persone cattive, lo fa perché vuole fallire. Quindi questo gioco qua, "tu sei consulente, sai tu come farlo, basta che sia fatto così", è un gioco che è destinato a non funzionare. Partirà con la destinazione, e voi lo sapete, di non funzionare. Quindi se voi accettate un contratto del genere, molto probabilmente questa cosa qua finirà male. Però potete anche accettarla. Ci sono delle opzioni, no? Ci sono tante opzioni. C'è l'opzione di dire: "no, io non posso accettare una cosa del genere, non mi infilo dentro questa questione qua". Oppure c'è l'opzione di dire: "va bene, mi paghi, lo facciamo, vediamo come va e poi me ne vado, mi licenzierai alla fine di questo, non avremo più rapporti perché probabilmente finirà male". Oppure: "mi paghi, la responsabilità sarà tua, scriviamo da qualche parte che le cose funzioneranno male, fine, amici come prima oppure no". Oppure andate come le farfalline incontro alla morte, però lo sapete prima, perché altrimenti rischiate un gioco del genere: "tu sei consulente, sai tu come farlo, basta che sia fatto così", ma anche senza il "basta che sia fatto così", anche il "tu sei il consulente, sai tu come farlo e basta" è una garanzia di scarico di responsabilità che per voi è un baratro possibile. La consapevolezza vostra è un passo in più verso il potere personale, ecco. Quindi vi dà già la possibilità di sapere cosa state facendo e anche se la cosa andrà a finire male, almeno sapevate che c'eravate dentro. Almeno sapete che lo sapevate prima, insomma. Quindi, pur fallendo, siete consapevoli di quello che stava succedendo. Che vuol dire che, insomma, le cose possono anche finire male, ma ci state dentro lo stesso. Non è detto che le cose debbano finire male e farsi male lo stesso. Quello che volevo dirvi era: ci sono tanti giochi che si possono giocare con i clienti. Le cose possono andare bene, possono andare male. La consapevolezza vi aiuta molto. Si possono individuare i giochi perché sono dei pattern che si ripetono con i propri clienti e si possono riconoscere. Una volta che si riconoscono i giochi che si giocano con i propri clienti, si possono individuare prima di entrarci. Si possono anche individuare una volta che ci si è dentro e una volta che ci si è dentro si può riuscire a uscirci. E quando ci si riesce sia a individuare prima di entrarci che quando ci si è dentro, si lavora meglio, si lavora più consapevolmente. Il lavoro diventa più efficace, più buono, più bello per noi, più bello per i nostri clienti. E anche se va comunque a finire male, funziona meglio lo stesso. Grazie.